insomma acqua. Però detto questo, poi ci sono tanti aspetti, io mi concentro sulla questione del referendum che parte proprio il 24-25 aprile in tutta Italia. Ora, come sapete, insomma, il referendum in Italia non è, ecco, così, per così dire, propositivo, consultivo, non c'è una domanda del tipo volete l'acqua pubblica, sino che sarebbe anche più semplice rispondere, insomma, anche se magari è più complicato poi applicare questo principio di generale. Per cui è un referendum abrogativo, cioè appunto per abrogare, quindi cancellare una legge o parti di una legge. E quindi il Forum dei Movimenti dell'Acqua nazionale ha costituito un pool di esperti proprio per ragionare bene su come impostare questo referendum, perché spesso, appunto, vista anche la farraginosità, insomma, del sistema normativo italiano, si può verificare, insomma, che si cancella una norma e ne entra in vigore magari una precedente, magari peggiore di quella che si è cancellata, oppure si cancella appunto una legge, però ce ne sono altre in vigore, quindi non si è concluso nulla. Quindi questo pool di esperti ha ragionato su come rendere più efficace questo strumento referendario e ha proposto appunto al comitato che l'ha appunto approvato e al forum tre quesiti referendari, che poi sostanzialmente hanno tutto lo stesso obiettivo, cioè di far sì che in Italia non sia più possibile privatizzare la gestione dell'acqua, quindi sottrarre l'acqua alla gestione dei privati e affidarla al pubblico, ma non soltanto al pubblico in generale, perché sappiamo, abbiamo anche esempi in Italia della cattiva gestione spesso anche del pubblico. Una si chiama gestione pubblica partecipata, la proposta, insomma, del Forum dei Movimenti dell'Acqua, quindi ridarla al pubblico con un controllo del cittadino. E poi garantire alcuni principi fondamentali che ora dirò perché ovviamente con referendum noi abroghiamo, però come ricordava il nostro amico qui, nel 2007 insomma, è stata proposta una legge di iniziativa popolare proprio per riformare il sistema insomma, di gestione del settore idrico e sono state raccolte appunto oltre 400.000 firme e quella legge aveva dei principi proprio cardine fondamentali e cioè appunto gestione pubblica e partecipata dell'acqua. E una tariffa adeguata anche alle condizioni economiche e sociali dei cittadini e soprattutto la garanzia anche che vi fosse appunto una quota di gratuità di acqua, proprio perché l'acqua è un bene fondamentale per l'umanità, a cui ovviamente non si può fare a meno, è giusto garantire a tutti un minimo vitale, che erano 50 litri secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 50 litri di acqua al giorno per ciascun cittadino. Ovviamente più poi si utilizza acqua e soprattutto più si spreca acqua, più si paga. Quindi gestione pubblica partecipata, tariffe adeguate e non appunto esagerate e poi un principio anche questo importantissimo di solidarietà internazionale. Ci sono tanti paesi al mondo che soffrono della mancanza d'acqua, che non hanno accesso all'acqua, ci sono dati purtroppo che ogni volta che uno ricorda sembra quasi, insomma, ecco, pure difficile ricordarli, ma ci sono più di 1 miliardo e 200-300 milioni di persone che non ha accesso ad acqua potabile o ha accesso ad acqua quindi sporca, inquinata e tutto questo comporta poi ovviamente malattie, la seconda causa insomma, di morte infantile nel mondo è proprio l'accesso ad acqua, appunto il fatto di accedere ad acqua inquinata, quindi un dato veramente assurdo. Insomma. Stavo dicendo appunto è il principio di solidarietà che c'è in questa legge che dice che una quota di questa tariffa che viene pagata in Italia va destinata ad un fondo per attuare interventi internazionali nei paesi dove appunto c'è necessità appunto di infrastrutture, di strutture varie per facilitare l'accesso all'acqua, quindi una legge abbastanza importante. Quindi la legge è la proposta che viene dopo appunto l'abrogazione di queste norme. E il referendum quindi abroga in primo luogo l'ultima legge che è stata fatta, che è stata fatta proprio nel novembre dello scorso anno, e questa legge praticamente diciamo così, che accelera il processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali, tra cui anche l'acqua. Con questa legge in pratica, in particolare l'articolo 15, che con questo referendum, col primo quesito, si vuole abrogare, quindi cancellare, si intende appunto smantellare anche quelle situazioni che ci sono in Italia in cui è il pubblico che gestisce l'acqua. E quindi ci sono delle scadenze ben precise, entro il 2011, entro il 2012, in cui tutte le gestioni che ci sono in Italia pubbliche, in mano pubblica, devono passare al privato. O in ogni caso devono passare a gestioni miste, pubblico-privato, in cui però il privato abbia un ruolo preminente. E quindi capite già che questa proprio è l'apertura appunto al privato e perché siamo contrari ovviamente a questa norma e quindi a questo articolo e ne crediamo alla cancellazione. Perché gli esempi nazionali e internazionali di gestione privata dell'acqua sono stati proprio deleteri e devastanti.
Non soltanto per l'aumento, è già fondamentale, dell'aumento della tariffa, che spesso si raddoppia, si triplica, si quintuplica addirittura, e quindi con aggravio dei costi per il cittadino, per chi appunto non ha risorse. Ma soprattutto perché non migliorano poi i servizi così come vengono promessi, non c'è più il controllo da parte del cittadino e del pubblico sulla gestione dell'acqua, non ha nessun interesse il privato che intende fare profitto ovviamente ad attuare politica di risparmio idrico, perché ovviamente più si risparmia, meno si guadagna. Tra l'altro è successa una cosa assurda a Firenze, quando grazie alle politiche, dove c'è appunto un gestore privato dell'acqua, grazie appunto delle politiche mirate del comune, di comitato eccetera, si erano riusciti credo nel 2005-2006 a risparmiare 13 milioni di metri cubi di acqua, con una politica appunto di risparmio mirata eccetera. L'azienda che gestiva insomma, il settore idrico ha aumentato le tariffe e quindi l'aumento di circa il 10%, perché ovviamente con lo risparmio idrico non guadagnava più perché fatturava di meno e quindi ha dovuto aumentare, quindi si era dall'assurdo, insomma, assurdo più totale. E poi come ricordava il nostro amico, tra l'altro ma ci sono degli esempi purtroppo gravi a livello anche internazionale, in cui la gestione del privato ovviamente ha scatenato giustamente le ire della popolazione. L'esempio appunto di Cochabamba in Bolivia, dove appunto nel 1999 il governo, su pressione purtroppo diciamo anche di istituzioni internazionali, su cui Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, il quale appunto ha fatto una forma di ricatto rispetto a con i paesi del sud del mondo, dicendo appunto ti diamo dei finanziamenti, ti aiutiamo a svilupparti, eccetera, eccetera, però devi privatizzare, liberalizzare i vari settori, tra cui appunto quello dell'acqua.